Io mi sto presentando asciugamano in spalla a casa di una persona che non ho mai visto per fare un tuffo nella sua piscina. Nello scorso video Ale vi ha detto che gli era stato tolto tutto, ma ha mentito. Non gli sono stati tolti né gli amici, infatti questo video lo giriamo con il mio telefono, né la voglia di fare avventure pazze. E dato che ci sono 97 gradi all'ombra, abbiamo pensato, se provassimo a convincere qualcuno a farci fare il bagno nella propria piscina, così ci siamo armati di costume, ciabatte e asciugamano e siamo partiti in una scoperta. Bene, è arrivato a prendermi il boss. Pronto? Certo che sì. Primo posto, un'azienda agricola. Qua forse la troviamo. Eccole, oddio, ma ce l'ha qua? Sì. Ma sì che ce l'ha. Sì, ma è chiusa. È chiusa? Sì. Questo è quello che pensi tu. Adesso andiamo a farcela aprire solo per noi. Questa è la piscina. Sono un po' teso. Ah, ok. C'è un telo sopra. Non so se si vede. Sì, c'è un telo sopra. Però sembrerebbe molto interessante. Guarda qua, da qua si vede bene. Eh? Vabbè. Dove? Ah. E come funziona? Salve, posso chiedere una cosa? Stiamo cercando di convincere qualcuno a farci fare il bagno nella propria piscina. Appunto, è questo il... Vogliamo fare il bagno a casa di qualcuno. Non sento niente. Posso venire lì? Grazie. Bisogna andare a piccoli step. Primo step è dire di sì a entrare lì dentro. E ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo il resto. Bello, eh? Eccoci, salve. Ah, ma quindi ci sta dicendo di sì? No, proprio che. Ah, l'apriva lo stesso. Tuffi pazzi qua. Ci sta. Ah, pure l'idromassaggio. Top. Non so come comportarmi, non so cosa fare. Vuole una mano? È una strana. Non capisco se non sia uno. E quindi così. Sì, la piscina è privata, adesso sono i miei figli che si occupano, quindi non. Sono qua. No. E si possono contattare in qualche modo? Uno a casa, sai, lavoro tutta la settimana, non voglio disturbarmi. Infatti non voglio sì. Disturbare, voglio sia una cosa simpatica. Se facciamo un tuffo nessuno si accorge. Dovete prima parlare con loro, dopo. Ok, va bene, dai, grazie mille lo stesso per avercela fatta vedere anche così. Buona giornata, salve. Io stavo già iniziando a sognare. Qua era bellissimo, poi tutto in mezzo al verde. E adesso niente. Avanti con il prossimo. Allora, noi sappiamo che a Villanova, un paese vicino a dove abitiamo noi, ce ne sono un sacco. Quindi adesso andiamo lì, apriamo le mappe. Speriamo di trovarla, andiamo vicino, suoniamo e vediamo come va. Ne abbiamo trovata una qua, andiamo a vedere lì. Dovremmo averla trovata, ma non sappiamo a chi chiedere. O andiamo a chiedere all'interno dell'azienda agricola, magari dicono non è nostra ma è lì. E se è dell'azienda agricola, sappiamo già che è dell'azienda agricola. Fatto sta che adesso noi siamo qua dentro e non so dove andare per chiedere. Lì c'è un campanello. Prova a suonare qua. Carlo de Carvaglio de Morales de Puppi. Serio, eh? Ma qua pure che non c'è nessuno. Ah, salve. Allora, la piscina là dietro, di chi è? È sua? Perché stavamo cercando di fare il bagno nella piscina di una persona che non conoscevamo. Come, perché? Va bene, fa niente allora. Grazie mille, buona giornata. Salve. Avanti la prossima. Noi non demordiamo. Tu demordi? Per nulla. Abbiamo trovato un altro, non ci resta che andare in avanti scoperto. Via. Dietro questo bosco, cioè dietro questi piante, guarda, si vede. Mi sento un malato di mente, ma è lì, là in mezzo. Che brutto. Se ti suono, scusa, posso fare un bagno nella sua piscina? Vabbè, intanto non nuoce. Sai che nessuno risponderà. Questa è veramente gigantesca. Salve. Volevo fare una richiesta molto particolare. Possiamo fare un tuffo nella sua piscina? No. Solo un tuffo veloce? No, grazie. Va bene, grazie, buona giornata. Lui si sta facendo il bagno. Lui se lo stava godendo. Così non mi diranno mai di sì. Ovviamente uno ha paura a fare entrare una persona che non ha mai visto dentro casa sua. Devi dire che sei uno youtuber. Che palle. Oh, no, sono altri, sono
Sì, ce ne sono un botto, però questa era devastante. Devo cambiare metodo. Dato che trovare piscine non è così facile come pensavo, ho messo questa storia qua negli amici stretti e un mio amico mi ha detto: so che c'è una piscina a Cerneglons che puoi fare i tuffi, che hanno il trampolino, figo figo. Trampolino. Quindi ora, anche se ha mezz'oretta di macchina, proviamo ad andare lì e vediamo come va. Allora, come si fa? C'è il campanello. Sì, suoniamo. Anche se qua ci stanno chiaramente invitando ad entrare e là sembra devastante per fare i tuffi, qua in alto. Mi sa che ci tocca arrenderci e sperare che qualcuno sia più gentile. Ma la speranza è l'ultima a morire. Michael si è messo un po' a cercare e abbiamo trovato quella della svolta. Questa qua ha la piscina e un campo da tennis, da pallavolo, da non si capisce cosa. Se riusciamo a entrare lì dentro, tanta roba. Siamo arrivati, lì anche ce n'è una, però non è interrata, quindi non vale. Sì, piscina per i poveri, non è roba per noi. Per i poveri perché l'andiamo a cercare. Esatto, non è ricco chi possiede, ma è ricco chi vive l'esperienza. Qua è figone, però. Buono? Per me questa non ci cagano. Oh. Salve! Sto cercando di fare una sfida in cui faccio un tuffo nella piscina di qualcuno. C'è la possibilità che lei ci faccia fare un tuffo nella sua piscina? Lo vedo, io sì. È un po' tentato. Ma fai il bagno e poi... Faccio un tuffo, facciamo un tuffo e poi... Sì? Sì. Grandissimo, grandissimo. Vado a prendere il costume. Arrivo subito. Grazie mille. Oddio! Che bello, che bello, che bello, che bello. Vedi, le persone gentili esistono. Mi ha detto mia moglie: stai attento, sono due là che sul portone. No, oh, veniamo in pace, veniamo in pace. Che bello. Il campo, le cose qua sono tutti vostri? Sì. Posso chiederle che lavoro faceva, come ha fatto a... No, io lavoro ancora. Ah, lavoro ancora, vedi. La carrozzeria, io e mio fratello. Beh, complimenti comunque. Grazie. Che figo, beh, è stato grandissimo. Mi metto il costume e mi tuffo, cosa devo fare? Ecco, questo è il mio sdraio. Cosa dici? Che ce l'abbiamo fatta. Ci si può tuffare? Sì, sì, come vuoi. Può nuotare, no? Sì, sì, in teoria sì. Mai dubitare della gentilezza delle persone. Guarda lì, bella vita. Ci buttiamo? Ok. Vai. 2, 1, vai. Oh, che bello. Ma quello cos'è? Un gioco d'acqua. No. Ah, eccola. Michael, ho trovato una coccinella. Mi sono cagato addosso. Bello così. Lei mi sta decisamente migliorando la giornata. Dove vai? Beh, già questo è favoloso. Questo è il garage dei bolidi. No. La pista per i go-kart in casa. Michael pagherebbe. Michael per averne uno. Andresti in giro per strada tu se avessi uno. Stavo di qua, giù di qua, no, via di là, giù, là, dietro. Grazie mille, prego, davvero. Mille, prego. Mi ha veramente reso la giornata molto più bella. Ciao. 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 Numero uno. Che figata. Mamma mia, che figata. Ma la pista. La pista dei go-kart in casa. Ma cosa vuol dire? Ho rotto uno, porto un altro. Grazie.